Scoperto il sistema per lo smaltimento dei rifiuti cellulari, lo abbiamo seguito qui oggi nella sede del TGM in Napoli con il suo autore Andrea Ballabbio, che ci spiegherà in che modo è arrivata questa scoperta e quali sono i passi ancora da fare in avanti in questo senso. Abbiamo scoperto un meccanismo, una sorta di cabina di regia che sovrintende allo smaltimento dei rifiuti cellulari, non quelli urbani, diciamo. E consentitemi la battuta. Questo meccanismo di controllo, questo sistema si basa su un interruttore genetico, cioè un gene che controlla tanti altri geni, e quando noi induciamo questo gene, quando induciamo questo meccanismo, le cellule, tutte le cellule del nostro corpo si liberano molto più efficacemente delle sostanze tossiche. Queste sostanze tossiche sono le sostanze che vengono prodotte dalla cellula durante il suo funzionamento e sono anche quelle sostanze tossiche che sono, ahimè, responsabili di gravi malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, quindi malattie che tutti quanti conoscono. Queste malattie sono appunto dovute all'accumulo di queste sostanze tossiche. Noi pensiamo che agendo su questo meccanismo che abbiamo scoperto, agendo su questo interruttore genetico, possiamo aiutare le cellule a liberarsi di queste sostanze e quindi la speranza è quella di poter poi curare queste gravi malattie. Mili Carlucci, la moderatrice di questo importante incontro di oggi, tanti risultati sono stati apportati per la ricerca, per la risoluzione di alcune malattie rare, ma tanto ancora resta da fare. Sì, perché la ricerca non ha dei tempi rapidi, si parte per questo viaggio e non si sa bene quando e come si arriverà, però devo dire che alcune cose sono state fatte. C'è una terapia genica che Teleton ha messo a punto ed è un orgoglio italiano perché è un protocollo mondiale ormai, sulle immunodeficienze primitive dei bambini, quindi in un caso siamo proprio arrivati a compiere l'intero percorso fino a proprio ad approdare sulla spiaggia. E poi grosso risalto anche a Susanna Agnelli, la fondatrice di Teleton. Susanna Agnelli è l'angelo custode di questo gruppo di scienziati, è la persona che ha reso possibile tutto ciò grazie alla sua determinazione e alla sua volontà di non fermarsi davanti a nessun ostacolo. E noi tutti siamo intenzionatissimi a continuare proprio come lei faceva, come lei avrebbe voluto, per rendergli omaggio nei fatti. Finalmente a Napoli non si parla di una questione negativa, ma oggi è un giorno di festa perché si annuncia l'apertura di una grande speranza. Noi dobbiamo essere seri, non è che domani mattina si curano le malattie, ma ci sono tutte le premesse perché si possono affrontare malattie come Parkinson, Alzheimer e quant'altro con metodiche nuove.